racconta 40 anni di vita di quattro adolescenti che diventano poi ragazzi, poi uomini, infine genitori di altri adolescenti. È un film che ha della saga, in cui c'è la grande storia che fa da cornice e la piccola storia, la microstoria, in questo caso di quattro amici che raccontano un po' la storia degli italiani e dell'Italia. Paolo, è per te! Oh, non c'è sta per nessuno, ma... E me sa che c'è sta invece! Ma che cazzo è? No, ma non c'è sta per nessuno! Ma che me sa che c'è sta invece? Dai, ma che cazzo è? Ecco, caniglia. Pronto! Bella, bellissima! Si parte dal 1982 e si arriva al 2020 e in questi 40 anni sono cambiate moltissime cose. Il nostro paese, per colpa di quelli che sono venuti prima di noi, oggi è in ginocchio. Questo è un film su quattro personaggi che vediamo crescere, vediamo sognare e vediamo tirare delle somme su ciò che sono stati, e i pugni che questi personaggi prendono dalla vita sono forti e implacabili, ma la voglia di andare avanti è costante, quindi è un film che continua come i personaggi a guardare avanti, a guardare oltre. Oh, oh, tu sei Riccardo Morozzi? Sì, cazzo, c'è scritto pure sul documento. Di questi quattro attori avevo già lavorato con Favino e con Santamaria. A questa complicità molto forte si aggiungono due attori con cui non avevo mai lavorato, che sono Kim Rossi Stewart e Michela Ramazzotti. Ci siamo? Non ti pianti, Michele. Un minuto. Forza, implodi. Mi ha fatto piacere incontrarti. La cifra. È un film molto diverso dalla maggior parte di quelli che ho fatto prima, perché è un film che viene definito dal tempo che passa. Sono scappata! Sono scappata! Cioè, il tempo segna i personaggi, li definisce, li trasforma in qualcosa che diventa fuori del loro stesso controllo. Io mi rifiuto di essere pessimista, Gio. Ma le cicatrici sono il segno che è stata dura. Il sorriso è il segno che ce l'abbiamo fatta. È una storia che ci riguarda per affinità elettive, perché è un po' un guardarci allo specchio. Nel loro essere corruttibili, traditori, vinti, questi personaggi ci sono molto vicini. Grazie. Aria, alle cose che ci vanno a star bene! Alle cose che ci vanno a star bene!